Buonasera e benvenuti agli Sgommati Election Edition. Per 4 settimane, ogni sera 15 minuti di satira preelettorale. Si collegheranno con noi tanti volti della satira nazionale. Questa sera avremo Francesco De Carlo, Selvaggia Lucarelli, Johnny Palomba e gli Inception. Ma cominciamo subito con la faccia di gomma più gettonata del weekend. Alla dichiarazione di Berlusconi, se vinco vi restituisco i soldi dell'IMU, pare che Hollande abbia risposto, se me lo mandate a culo vi restituisco la Gioconda. Tutto il mondo era con il fiato sospeso per un annuncio che avrebbe cambiato le sorti dell'umanità. Adesso ve lo dico. Allora, la mia proposta è l'abolizione dell'IMU, la restituzione delle tasse pagate l'anno scorso, la scomparsa dell'IRAP e la tassazione degli italiani che fanno affari in Svizzera. E inoltre, Ruby non è la nipote di Mubarak. In tutto il pianeta, solo un paese prese sul serio questo delirio. Io il credo, bravo! Pure io lo voto! Prossimamente in Italia, a volte ritornano, il nuovo horror politico. È che mi si ripropone la Lega. Chi si fa gli affari suoi campa 100 anni. Ma è meglio vivere 100 anni da pecora o un giorno da sondaggista? Il voto si avvicina e all'improvviso mi è presa un'incredibile voglia di statistica, di numeri con la virgola, di colonnine che vanno su e giù, di percentuali sparate così. A c***o. Voglio sapere cosa pensa la gente. Voglio annusare l'aria che tira. Voglio guardare da vicino i veri protagonisti di queste elezioni. Gli elettori. Che cosa pensa della classe politica italiana? Per me adesso come adesso sono uno peggio dell'altro. Sono tutto mariuolo. Il più pulito c'ha la rogna. Avete rotto il c***o? Il nostro campione tradisce una leggera insoddisfazione. Ma molto arrabbiato. Da 1 a 10. A 10, no? E da 1 a 100? Sta vicino. Che sono c***o proprio da morire, che devo dire? Aspetta che perché è un po' indeciso lui, eh? Che? No, non sono indeciso. Sei un po' indeciso? Prima hai detto che è indeciso. Vabbè, un po', 20%, no? 20% è indeciso, non sei per niente indeciso. C'è l'indeciso qua? No, qui no. Tu a quale categoria ti senti di appartenere? Arrabbiato. Percentuale? 80%. Quanto sei rassegnata invece? Un buon 70%. Un po' rassegnata e un po' arrabbiata. Sono stufo di sentire sempre le solite barzellette. Allora, siamo stufi di sentire sempre le solite cose noi dai politici. Dai politici. Perché poi c'è il rischio che poi anche gli elettori, anche gli elettori dicano un po' sempre le stesse cose. Il nostro campione, chi voterà? Mario Monti. Tu. Manco morto. È tutta la vita. Tutta la vita Monti? No, perché oh, poi deve, Monti deve fare un sacco di cose. Berlusconi. Manco morta. Così così. Tutta la vita. 60% tutta la vita e un 40% quasi. Quindi quasi quasi tutta la vita. Bersani quasi quasi. No, era Boe. Ah, era Boe, scusate. Era Boe. Manco morto. Insomma, Bersani già qualche speranzetta. Il nostro campione appare confuso e disorientato. E questa prima indagine rivela che solo su un punto sono tutti d'accordo. Tutto, magna magna. E dove va adesso lei? Dove va a mangiare. Questa è la parabola di un miracolo. Solo pochi giorni fa erano nemici. Uno diceva all'altro, io ti rottamo. L'altro rispondeva, ti spiezzo in due. Ma oggi? Oddio, la luce! Hai visto il paradiso? No, il governo del paese! Oggi i due duellanti sono sullo stesso palco e si amano. Un magistrato famoso fu il primo che decise di entrare in politica. Arresto tutti! Facciamoci una bella foto insieme! Ma non era riuscito a portare a termine la sua missione. Mannaggia quelle 56 case! La rete di followers però era stata attivata. E qualche altro magistrato avrebbe continuato ciò che era stato cominciato.
È arrivato il tempo di cambiare, sarà una rivoluzione civile. Stasera su Sky 1, The Following, la serie più attesa dell'anno. Appositamente per gli sgommati ho esplorato il terrificante mondo degli slogan elettorali e ho stilato la mia personale classifica dei peggiori. Signore e signori, non lasciatevi distrarre dai collai televisivi in cui i politici si insultano a favore di telecamera, perché un altro è il luogo in cui la campagna elettorale diventa lotta efferata: i manifesti elettorali. Tra slogan improbabili, proclami pirotecnici e facce da pirla incollate col rullo sui 6x3 a tutti i semafori d'Italia, eccovi la classifica dei migliori slogan della campagna elettorale 2013. All'ottavo posto il candidato al consiglio della regione Lazio Eugenio Patanè con lo slogan ad effetto «Io siamo noi!» No, voi siete Antonio Cassano. Se penso con il mio amico. In settima posizione Mario Mantovani si candida nel PDL con l'inspiegabile slogan «Sindaco di Lombardia». Vabbè, se gli va male lo faranno governatore di Cinisello Balsamo. Al sesto posto un irresistibile gioco di parole per il candidato PDL a Torino, Maurizio Marrone. Torino è rosso, cambia colore, scrivi marrone. Immaginare Torino ricoperta da una bella slavina marrone dalla poco chiara composizione invoglierà sicuramente i torinesi a votarlo. Al quinto posto, particolarmente aulico lo slogan di Casa Pound. Il problema non è fiorito in sé, ma fiorito in te. Smetti di dare ostiche morali al tuo grosso parassita interiore. Ma chi è il ghostwriter di Casa Pound? Lionel Kahn? Quarta posizione per Luigi Scardaone, detto Gigi, candidato per il PSI, annuncia: quello che ho fatto dice più di tante parole quello che farò. Quello che farai non lo sappiamo, ma io comincerei dall'usare la punteggiatura, Gigi. Terzo posto per Franco Zotti, candidato alla Lega Nord. È sui manifesti in mutande con la cravatta come un centocelle nightmare. Lo affianca uno slogan che è vera poesia. Se non vuoi morire di noia, vota Zotti con gioia. Sì, e come l'aereo lascia la scia, io qui ti lascio la firma mia. E al secondo posto il PD Lombardia che spicca per buon gusto. Vi facciamo una regione così. Ci fa un bucio di... Chi è responsabile della comunicazione? Christian De Sica? Che c***o ne sei? Primo posto assoluto per il consigliere PDL Bombicini, che a Ostia, per convincere gli elettori a votarlo, ricorda quanto di buono ha fatto per la cittadina in questi anni. Asili? Parchi? Biblioteche? No. Grazie al consigliere Bombicini saranno realizzati 5.000 loculi nel cimitero di Ostia Antica. Impegno preso, parola mantenuta. Insomma, il futuro dei morti è assicurato. È quello degli italiani vivi, con politici capaci di partorire idee così, che è tragicamente incerto. Maledetto Berlusconi! Ha fatto dei manifesti in lingua ladina per attirare gli elettori al tuo tesini! Ma in Germania tra poco esercita elezioni. Allora anch'io preparo manifesti per beccare gli elettori di origine italiana in Germania! Grazie Mario per gli slogan. Me li hanno suggeriti i miei nipoti. A buon rendere. Certo, se proprio volete bombardare o mandare qualche missile, allora diamo noi le coordinate al missile. Roma, il punto è chirurgico, il vuoto di Newton, il Parlamento italiano. E adesso portate questo tsunami dalle piazze alle urne! Casaleggio, che cosa vuoi? Sto tenendo il comizio di chiusura della campagna. Beppe, c'è una trattativa in corso fra Stato e Al-Qaeda. Cioè? Il bombardamento ci sarà, ma non del Parlamento, di Piazza San Giovanni. Marò, ci risiamo! Mo quello mancino mi chiamerà 15 volte al giorno! Ma stavolta non gli rispondo nemmeno! Mi faccio negare! Ehi, sgommati! Bruciate immediatamente questa registrazione, eh! Non lo sapete che fino a quando sono Presidente della Repubblica le mie conversazioni non si devono registrare! Azzo! E mo quando torno senatore come tutti gli altri mi devo ricordare di stare attento a quello che dico. Ciao sgommati, oggi vi parlo
di campagna elettorale. Perché infatti si chiama campagna? Proprio perché, infatti, se va in campagna, in città ci sta la gente civile di un certo livello e certe cose non si possono fare, e invece in campagna è un'altra cosa. Appunto, fatevi conto, tipo una fattoria a Zozzona, tipo un letamaio, tipo una gara di bestie che si fanno le cose terribili e misteriose, ma molto interessanti, proprio tipo quelle del mondo animale, tipo che si mozzicano tra di loro, si rincorrono e poi si mangiano. Fate conto, è tipo una gara di quelle che si facevano un tempo, quando tutti erano tutti un po' contadini, tipo a piarsi a zappate in testa, tipo a tirarsi le secchiate di letame, a far gara a chi ricopre di più l'altro. Che infatti, la campagna elettorale si chiama così perché infatti in campagna è tutta un'altra cosa. E mi sa che vale tutto, pure gli scherzi terribili, tipo fai sgambetti, fa le puzze di nascosto e poi di che è stato l'altro. È così, quando ci stanno le elezioni, infatti, le scuole chiudono, perché i ragazzini, certe cose, forse è meglio che non le vedono. Gli italiani hanno memoria, credo. Ora facciamo un quiz con un italiano medio per vedere se ha memoria politica. Prima domanda, chi è il politico italiano che ha più successo con le donne, secondo lei? Silvio! Che figo che è! Quello è bravo, è furbo! Beato lui! E chi è che in 20 anni ci ha rovinato, ha promesso 1 milione di posti di lavoro e non li ha creati, ha fatto le social card vuote per i pensionati e ha subito tanti processi e si è fatto le leggi ad personam? Nessuno! Sono storie inventate e calunnie! Primo errore. Le costa la democrazia, ma andiamo oltre. Chi ha modificato l'articolo 18? Quel c***o di Monti. E chi ha messo l'IMU? Quel c***o di Monti. E chi ha alzato l'IVA e le tasse? Quel c***o di Monti. E chi protegge le banche e gli ha dato immediata liquidità aumentando le tasse ai cittadini? Quel c***o di Monti. Bip a parte, risposte esatte. Sì. Visto Monti? Comunque la memoria gli italiani ce l'hanno. Sul breve ce l'hanno. Purtroppo per lei. A seguire c'è il PDL staccato con il 18,5%, poi la Lega Nord al 4,7% e SEL con il 4,4%. Andiamo a vedere anche gli altri partiti, ripartendo da Scelta Civica di Monti con il 9,6%, poi c'è il Movimento 5 Stelle con il 13,9%, l'Unione di Centro al 4,4%, Rivoluzione Civile al 4,4%. Stai facendo un casino, vorrei sentire i sondaggi. Sì, i sondaggi, ti interessa? A me sì. Quindi smettila con qualcosa e fammi sentire. Le intenzioni di voto adesso che riguardano invece le coalizioni, ripartendo da quelle di centrosinistra con PD, SEL e gli altri al 37,1%, seguiti dalle coalizioni di centrodestra, non la politica, basta con questa storia. Sono quelli come te che mandano a rovinare il paese. Noi possiamo votare i migliori, dobbiamo votare i migliori, lo capisci? Settimana a oggi, ecco qua, 40. Che il voto è l'ultimo diritto che ci è rimasto! Io l'ho bruciata la tessera elettorale! Per chi voterai tu, eh? Per Bersani? Per Monti? Per Grillo? O per Berlusconi? Noi abbiamo...
abbiamo una distanza piuttosto netta politicamente su quel fronte. Noi siamo dei riformisti, conto. Certamente un gesto consapevole della situazione. Sono contento che ti sei convinto. Sarebbe stato apprezzato da me. Disprezzare la politica è come disprezzare se stessi. L'Italia ha diritto ad avere qualcuno che in Parlamento abbia il 51%. Ha diritto questo. Dopodiché quel 51 deve ragionare come se fosse il 49. Gli sgommati Election Edition tornano domani alle 20.50 sempre su Sky 1. Avremo con noi Saverio Raimondo, Max Paiella e in esclusiva il nuovo video della Sora Cesira. A domani!